Bene, grazie di questa esposizione, di questa, come dire, dettagliata esposizione dei programmi di cooperazione in cui la Regione Puglia è protagonista. Anche di questa accentuazione mi sembra del ruolo che la Regione Puglia ha finito per assumere dell'asse privilegiato verso l'area Adriatica, insomma, no? Mi sembra che, insomma, ci sono diverse domande che mi verrebbero spontanee. Prima di formularle io vorrei controllare che dal pubblico non ce ne siano altre. In questo momento non ne vedo direttamente, quindi provo a formularne io un paio, poi sentiamo anche se. Nella sezione domande e risposte ne sono state inserite Nella sezione 5 o domande 6, risposte. sì. Alcune per il primo relatore, altre per il Ah, secondo. ecco qua. Adesso incomincio a vederla. Allora, scusate, devo scorrere. Sono, ma parecchi di carattere pratico. Allora. Sì, la prima è delle 5:11, chiede la fine degli accordi di Bretton Woods ha portato a una cesura. Cosa è rimasto di quegli accordi nonostante il netto cambiamento di obiettivi e di sistema? Da lì in avanti ci sono le domande rivolte ai relatori. Nella sezione delle domande e risposte pubblica. Ok, ora l'ho trovata. Sì, poi ce ne sono tante diverse, possiamo aggiungere a questa su Bretton Woods, possiamo aggiungerne anche alcune, diciamo, ce ne sono alcune molto, molto ampie, difficili risposta. Per esempio, quali sono gli svantaggi maggiori derivanti dal mercato e dalla moneta unica? Quindi immagino relativamente alle politiche regionali. Naturalmente la risposta più immediata è che maggiore libertà del mercato, maggiore sono i rischi di divaricazione tra i soggetti più forti e quelli più deboli. Però è una domanda che richiede una risposta un po' più articolata. Quali sono poi le difficoltà del percorso di completamento di adesione all'Unione Europea da parte della Serbia? Questa è una domanda rivolta al dottor Polignano in particolare. Potrebbero esserci ancora delle influenze da parte della Russia nel rallentamento del percorso di adesione? E poi una che mi sembra proprio molto pertinente alla sua relazione, quindi senz'altro gli rivolgerei, che è quella dal punto di vista della cooperazione in campo della sostenibilità ambientale, quali sono le priorità dell'azione della Regione Puglia? Cioè, appunto, relativamente al tema della sostenibilità ambientale, diciamo, cioè che cosa la Regione Puglia sta concretamente facendo su questo terreno. E quindi io, come dire, lo declinerei naturalmente non tanto nell'ambito generale delle politiche della Regione Puglia, ma quelle specifiche della cooperazione internazionale. Un'ultima domanda che credo, mi sembra piuttosto rivolta a entrambi i relatori. Quale peso ha avuto e ha la gestione dei fondi europei da parte delle regioni nella spinta in direzione dell'autonomia differenziata? Quindi se cioè, come dire, i fondi europei, quindi in particolare i fondi regionali, poi quelli dello sviluppo, sono stati una leva importante per spingere verso l'autonomia differenziata. Io credo che per ora basti, e poi sentiamo un primo giro di risposte, poi vediamo come si sviluppa la discussione. Prego, comincerei rapidamente nell'ordine delle relazioni, prima Antonio Bonatesta e poi Claudio Polignano. Accendo il microfono, credo che ora possiate sentirmi. Sì. Sì. Allora, io vado con ordine per quanto riguarda le
domande che mi sono state rivolte. Quindi Bretton Woods, il patto della moneta unica sullo sviluppo regionale e qual è l'impatto, la terza era, dell'utilizzo dei fondi comunitari sull'autonomia differenziata, se non sbaglio. Vabbè, sarò chiaramente brevissimo. È evidente che gli anni 70 rappresentano un periodo molto complesso dal punto di vista della lettura storica. Contengono queste due cesure molto importanti che sono il 71 e il 79, laddove il 71 chiaramente rappresenta la scomposizione dell'ordine monetario di Bretton Woods, quindi sostanzialmente l'assenza di un sistema di cambi fissi che serve per regolare gli scambi commerciali, e quindi l'inizio di una, come dire, di una situazione di fluttuazione delle monete. In realtà poi, quando con i progetti di unificazione economico-monetaria, soprattutto con lo SME nel 79, vabbè, c'è cioè prima il serpente monetario e poi lo SME nel 79, si cerca di recuperare chiaramente un ordine negli scambi, però a diverso livello di scala regionale mondiale, questa volta regione inteso all'area come area regionale, perché si passa dall'ordine del dollaro a quello progressivamente del marco. Quindi questo è un primo spostamento che segnalerei, diciamo, sto rispondendo in maniera abbastanza larga. Il recupero, diciamo, di un sistema di cambi fissi viene traslato a livello europeo e viene organizzato attorno alla funzione del marco. Quindi questo significa che dai primi anni 80 in poi l'economia europea viene progressivamente organizzata attorno all'economia tedesca, cosa che poi chiaramente sarà perfettamente evidente a partire dalla realizzazione della moneta unica. Con il 1989 Maastricht e poi l'euro. Quindi questo è un aspetto fondamentale e mi ricollego alla seconda domanda: quale impatto ha avuto il mercato e la moneta unica sullo sviluppo regionale? Beh, da questo punto di vista mi verrebbe da fare un esempio concreto. È stato messo in evidenza come la possibilità, dopo la fine dei cambi fissi di Bretton Woods, di operare delle svalutazioni competitive. Cioè il fatto di le famose svalutazioni della lira che hanno preso corpo a partire dagli anni 70 fino come dire, ai primi anni 90, finché appunto non è subentrata la moneta unica. Queste svalutazioni competitive consentivano di sfruttare alcuni vantaggi localizzativi delle imprese all'interno delle aree depresse. Penso ad esempio a tutta la vicenda del calzaturiero e del tessile in Puglia, nell'area a nord di Bari, di Barletta o nel Salento, dove appunto si è avuta una diffusione fuori dai poli di sviluppo di queste realtà imprenditoriali diverse rispetto chiaramente a quelli che erano i settori trainanti dell'industrializzazione forzata degli anni 60 e che beneficiavano proprio di queste svalutazioni competitive. Ora non voglio entrare troppo nel merito di come erano organizzati questi settori, ripeto, il tessile ha avuto una funzione molto importante nel surrogare lo smantellamento dell'industria di Stato, soprattutto in Puglia. Però chiaramente, come dire, l'ingresso all'interno di un meccanismo nuovamente rigido, che è quello della moneta unica, che priva la politica economica nazionale della possibilità di svalutare, questa chiaramente non lo pongo come polemica, lo pongo come dato di fatto. Esiste tutto un dibattito sul recupero della sovranità monetaria, chiaramente all'interno del quale non mi addentro. Però chiaramente il fatto di avere la rigidità del cambio impedisce questo tipo di manovre e mette in difficoltà quei paesi, gli stati, che hanno, come dire, problemi di bilancia commerciale, di bilancia dei pagamenti. All'interno degli stati nazionali, quelle regioni che non dispongono affatto di surplus commerciali e che non possono, sono soprattutto chiaramente le regioni periferiche, non possono surrogare con meccanismi monetari di flessibilità del cambio. Quindi rispondo così, con questa suggestione alla seconda domanda. Sulla terza domanda, sulla terza questione posta, io francamente lascerei la parola
al professor Polignano perché mi sembra, come dire, più competente di me, perché è una questione, diciamo, che riguarda più propriamente l'attualità. Quello che posso limitarmi ad osservare è che chiaramente i fondi europei, i fondi strutturali, la politica di coesione oggi è una politica, come dire, che è slegata dal dato del trasferimento macroeconomico, cioè dal trasferimento di risorse, monetarie, di capitali dalle aree ricche alle aree deboli. È una politica che secondo me sostanzialmente mette nelle mani di ciascuna realtà locale o regionale le chiavi del proprio sviluppo, che deve essere declinato però in base ad alcuni limiti. E i limiti del Mezzogiorno sono molto evidenti, da che a me pare che, ma ripeto, non lo dico in termini polemici, lo dico in termini di mera osservazione, ci sia grande difficoltà a fare politica industriale attraverso i fondi strutturali e si faccia altro tipo di politica, per esempio politiche legittime come quelle del sviluppo del settore turistico. Ma chiaramente la situazione attuale ci ha dimostrato come si rischi di andare in grande difficoltà con questi settori economici estroversi, quindi votati, diciamo, dipendenti dalla domanda estera in questo modo. Chiaramente, diciamo, questo per dire cosa? Che l'utilizzo dei fondi strutturali dipende, incide chiaramente sul tasso di autonomia politica, sul tasso di sviluppo economico e quindi di autonomia politica e di forza politica delle autonomie locali, e in questo senso si riversa chiaramente in questo dibattito sull'autonomia differenziata. Questo per quanto mi riguarda, ma ripeto, sicuramente il mio collega saprà rispondere meglio di me. Ho finito. Vado io? Bene. Prima domanda riguardo alle difficoltà del percorso di completamento di adesione all'UE da parte della Serbia e se vi siano influenze di carattere storico geopolitico da parte della Russia. Beh, in realtà, almeno dall'ottica europea, tutta l'area balcanica è stata trattata di fatto come un unicum. Come un unico pacchetto di preadesione. Naturalmente, in questo pacchetto, che comprende paesi estremamente diversi tra loro, ci possono essere spinte propulsive o freni da parte di alcune condizioni, diciamo, di contesto, come può essere l'influenza russa in Serbia. Ma non credo che questo abbia rappresentato un rallentamento, anzi, al contrario, proprio l'influenza russa rappresenta forse uno stimolo in più da parte dei paesi europei per cercare di assoggettare alla visione europea paesi come la Serbia, ma lo stesso ragionamento si può fare per altri paesi, come il caso dell'Albania, ad esempio. L'Albania è sì un paese fortemente legato all'Italia, con un tasso di entusiasmo europeo alle stelle, che davvero rinfranca rispetto al dibattito italiano e sulla disaffezione all'Europa. Ecco, trovandoci in Albania, insomma, ritroviamo quell'entusiasmo invece nei confronti dell'Europa che noi abbiamo un po' perso, ma al tempo stesso è un paese un po' tirato per la giacchetta anche dalla parte più orientale, quindi dall'influenza turca nella fattispecie. L'Albania è un paese prevalentemente musulmano, sebbene si tratti di un Islam estremamente moderato e raro esempio di pacifica convivenza tra la religione cristiana, ortodossa e musulmana, lì dove non ci sono differenze nella quotidianità, se non l'unica differenza che si nota è il suono delle campane oppure la preghiera del muezzin. Ma al di là di questi aspetti che convivono
serenamente tra di loro, tornando alla domanda, ecco, ci sono sempre spinte centripete in questo processo di preadesione, ma devo dire che nel caso della Serbia, appunto, l'influenza russa forse rappresenta uno stimolo più che un freno. Piuttosto ci sono altre problematiche, soprattutto degli ultimi avvenimenti, dei recenti avvenimenti in Serbia, anche con gli esiti delle elezioni, delle ultime elezioni politiche, diciamo un approccio molto più sovranista e meno europeista. Questo forse può rappresentare un freno, ma direi che tutti i paesi candidati all'adesione, seppure con grandi differenze, perché se il Montenegro è piuttosto pronto all'adesione, paesi come la Bosnia, ahimè, sono lontani dall'adesione perché vivono una situazione estremamente complessa, senza dimenticare che comunque sono paesi che hanno una storia e neanche tanto facile alle spalle, anche di convivenza al loro stesso interno. Secondo quesito rispetto alle politiche della Regione Puglia, sostanzialmente le politiche ambientali della Regione Puglia, di sostenibilità ambientale, quali sono le priorità? Sostanzialmente ci concentriamo non esclusivamente sul tema del mare. Il mare è l'elemento comune, soprattutto nella cooperazione trasfrontaliera, quindi di tutte le tematiche legate all'inquinamento marittimo e alla lotta all'inquinamento marittimo. Se voi pensate che dallo stretto di Otranto passano centinaia di superpetroliere, provate a immaginare cosa possa significare uno sversamento a mare di sostanze inquinanti, di petrolio o altre sostanze inquinanti, sebbene magari possa avvenire nelle acque territoriali albanesi o montenegrini o croate, inevitabilmente tutto l'Adriatico ne risentirebbe pesantemente, e soprattutto la Puglia, che rappresenta il canale di sfogo delle acque e delle correnti marittime che passano dall'Adriatico. Le acque entrano dall'Albania e ritornano nel Mediterraneo dalla Puglia. Quindi c'è uno strettissimo legame, e torno al concetto proprio di reciprocità degli interessi sui temi del mare. Direi che le aree, appunto, il tema delle aree costiere e anche degli strumenti comuni di lotta a emergenze di questo tipo. Per esempio, negli ultimi anni stiamo mettendo in campo accordi molto forti, molto importanti tra le protezioni civili, Puglia e Albania, Montenegro, Grecia, diciamo, con i paesi nostri transfrontalieri, e quindi anche un sistema di protezione civile, di capacità di intervenire nelle emergenze attraverso un'unica regia e soprattutto attraverso un'azione coordinata. Ovviamente a questo è legato il tema della biodiversità, delle aree costiere. Molte iniziative sono state realizzate e si stanno realizzando per favorire il dialogo e il comune approccio alle aree costiere, intese non soltanto dal punto di vista del patrimonio ambientale, ma anche del potenziale di sviluppo legato alla blue economy. Ultimo punto sul quale, diciamo, la Puglia ha sempre operato in ambito internazionale con una certa padronanza dell'argomento, è il tema delle energie rinnovabili. Anche in questo caso è evidente come sostenere l'utilizzo di energie rinnovabili, ovviamente in una visione di compatibilità, di sostenibilità. Sappiamo bene che anche diciamo, tutta una serie di iniziative legate appunto alle energie rinnovabili rappresentano uno dei temi centrali, dei temi portanti dell'azione della Regione Puglia sul versante ambientale. Rispetto all'ultimo punto, io rispondo, diciamo, tecnicamente. Tecnicamente mi sentirei, ovvero, se la domanda è se la gestione dei fondi europei
attribuita alle regioni ha dato una spinta all'autonomia differenziata. Mi sentirei di rispondere in termini negativi, nel senso che dal punto di vista tecnico, proprio la gestione a livello regionale dei fondi europei, in questo caso non mi riferisco ai fondi della cooperazione, ma ai fondi di coesione, che sono la gran massa delle risorse finanziarie per lo sviluppo locale. Dicevo, l'attribuzione di precise responsabilità alle regioni con meccanismi premianti o punitivi. Mi riferisco soprattutto al meccanismo del decommitment, ovvero di dove una regione non è in grado di spendere un determinato target, le risorse vengono di fatto attribuite ad altre iniziative fuori dal territorio regionale. Quindi l'attribuzione di responsabilità nella gestione dei fondi europei fa sì che ciascuno sia padrone del proprio destino. Quindi, non vedo più di tanto il legame tra la spinta all'autonomia e la gestione dei fondi europei, che di fatto è già attribuita in gran parte alle regioni. E su questo non ritengo che abbiano, come dire, bisogno di ulteriori potestà, di ulteriori competenze, ulteriori poteri sul tema della gestione dei fondi europei. Bene, mi sembra che adesso non ci siano altre domande. Provo a farne una io, anche se mi scuso, dato l'orario, cerchiamo di una risposta breve, un po' rivolta a entrambi i relatori, però forse maggiormente al dottor Polignano, in questo caso, come dire. Avrà l'ultima parola comunque, quindi sentiremo comunque entrambi, però vorrei come dire, che l'ultima parola l'avesse lui. Lei ha parlato in più riprese di programmi interregionali in cui ha segnalato anche un ruolo di protagonismo della Regione Puglia. Ha anche accennato al rapporto in alcune occasioni più stretto con il Molise. Allora, qui ci sono, secondo me, quindi ha parlato poi di programmi di area anche. Allora, qui c'è un tema che è stato sollevato già nel seminario precedente, e che io vorrei un po' recuperare, e cioè, in qualche modo, essendo venuto meno un coordinamento degli investimenti per il Mezzogiorno, e essendo invece le regioni oramai sempre più responsabili, appunto, come si diceva adesso, del loro destino, questi programmi, secondo lei, possono avere qualche rischio di scollamento tra le regioni, perché ognuno fa le sue linee di sviluppo e quindi possono determinare, come dire, dei divari interregionali nel senso tecnico, amministrativo, questa volta, cioè dei divari tra le regioni del Mezzogiorno, dovuti alla capacità di alcune regioni di gestire meglio determinate politiche e di altre di avere maggiori difficoltà, insomma, nella gestione della spesa dei fondi comunitari. Quindi se questo possa essere un elemento su cui, a suo avviso, e in che misura si possa eventualmente pensare a un qualche forma di coordinamento tra le regioni, appunto, quindi per questo mi riferivo al rapporto Puglia e Molise, per consentire un quadro più largo di riflessione e anche appunto diciamo incentivi di scala, chiamiamoli così, nella dimensione, anche nella massa delle risorse che si possono mobilizzare, perché è chiaro che se due o tre regioni si mettono insieme possono avere, come dire, risorse più cospicue a disposizione di una sola. La mia domanda è naturalmente che tipo di complicazioni nascono
quando la cabina di regia non è più in una sola amministrazione, ma è a cavallo tra più di un'amministrazione. È un problema che lei sente in qualche modo questo, quello del coordinamento dei rapporti tra le regioni, oppure è un falso problema perché in realtà c'è il governo centrale che poi questi problemi risolve, oppure, quindi questo è un po' come dire, un interrogativo che riguarda sia i rapporti interregionali, ma in qualche modo anche attiene all'uso dei fondi di coesione, ai fondi più in generale, ai fondi di investimento. Quindi direi prima Antonio Bonatesta e poi. Sì, sarò molto breve perché voglio lasciare la parola al collega. Sicuramente dal punto di vista della ricostruzione storica si è percepito da subito negli anni 70 con l'ingresso dell'intervento straordinario, come dire, il declino operativo della Cassa per il Mezzogiorno quale agenzia di coordinamento. Un declino che è stato attribuibile a diversi fattori, in primo luogo alla incapacità di congeniare la governance della Cassa per il Mezzogiorno e dell'intervento straordinario in generale, in modo tale da garantire, come dire, una presenza attiva delle regioni che invece per tutto il corso degli anni 70 e per la prima metà degli anni 80 direi si sono comportate largamente come lobby. Cioè andavano all'interno del consiglio di amministrazione della Cassa non a congegnare politiche e a coordinare gli interventi, ma a strappare interventi a favore del proprio territorio regionale. Ovviamente su queste cose abbiamo cominciato a scrivere, mi sembra che anche la legge 64 dell'86 abbia fallito dopo la fine della Cassa per il Mezzogiorno nel creare questo coordinamento e i risultati sono stati piuttosto gravi. Se pensiamo ad esempio alla gestione dell'acqua, dei bacini idrici e soprattutto dei complessi, diciamo, delle infrastrutture idriche, dei grandi schemi di collegamento fra l'Irpinia e l'acquedotto pugliese, quindi la Puglia, passando dalla Basilicata. Nel momento in cui si creano le regioni e nel momento in cui l'intervento straordinario si apre alle regioni, si verifica subito questo conflitto, ad esempio, tra Basilicata e Puglia per l'utilizzo dell'acqua. In ballo c'è la ripartizione degli investimenti produttivi, per cui già a partire dalla fine degli anni 70 e con una recrudescenza molto forte nei primi anni 80 c'è questo conflitto che contrappone le due regioni, per cui la Basilicata, come dire, si oppone alla prosecuzione degli investimenti negli schemi idrici che dovrebbero portare la sua acqua, la sua tra virgolette chiaramente, verso la Puglia e le due regioni sono, come dire, costrette senza nessuna mediazione da parte dello Stato, con pochissima mediazione da parte delle autorità centrali, a trovare un accordo condividendo investimenti produttivi. La Puglia doveva cedere degli investimenti produttivi alla Basilicata, la Basilicata avrebbe rimosso qualsiasi nulla osta. Ora, chiaramente, questo per fare un esempio storicamente accertato di come l'assenza di una cabina di regia possa poi portare a conflitti regionali che risentono chiaramente come dire, dell'opinione degli orientamenti, poi dell'opinione pubblica e dei momenti contingenti. Al volo, veramente, sulla questione dell'interreg, gli interreg storicamente sono nati già all'inizio degli anni Ottanta. Noi abbiamo avuto un'esperienza per quanto riguarda l'interreg Mezzogiorno Grecia, Italia-Grecia. I socialisti al potere all'epoca c'era il ministro Signorile, altre personalità che sono delle personalità pugliesi, insomma, avevano cercato di strutturare questi rapporti in maniera da funzionalizzare, come dire, queste due compagini, no? La compagine pugliese e quella greca. Ma chiaramente questo interreg è stato gestito, parlo chiaramente di interreg Italia-Grecia nella sua fisionomia degli anni Ottanta, prevalentemente appunto attraverso una visione degli interessi pugliesi più che complessivi.
Il discorso mi sembra si possa ribaltare, ma siamo fuori dall'Interreg, su questioni di scottante attualità, come ad esempio la costruzione del gasdotto TAP, laddove invece c'è un'infrastruttura che serve interessi generali, ma attraversa territori particolari. Anche lì si verificano dei conflitti. Cioè, sostanzialmente, gli investimenti propongono, quello che voglio dire è che propongono sempre questo problema del riequilibrio tra interesse generale, europeo, nazionale che sia, e ricadute territoriali. Prevalgono le prime, prevalgono le seconde, un po' in base al caso, ma appunto la questione del coordinamento delle due, come dire, degli investimenti, di un coordinamento più ampio, quantomeno a livello meridionale, rimane secondo me scottante. Chiudo. Sì, è un tema di, come dire, molto, molto importante questo. Se e come si coordinano le regioni sul versante internazionale, ovviamente è riferito in maniera circoscritta alla proiezione esterna delle regioni, quindi diciamo diversamente da altre tematiche che riguardano le politiche di coesione di livello regionale o altri strumenti. Devo dire che da questo punto di vista, trattandosi proprio di un tema, o meglio di un contesto estremamente delicato, con il rischio di spinte in avanti, come è accaduto tempo addietro con la Lombardia che si è spinta a sottoscrivere sorta di trattati internazionali con paesi esteri che ovviamente poi non avevano nessuna, diciamo, non aveva nessuna competenza per poter fare. Quindi c'è stata un'azione di controllo, o meglio, devo dire, di governance da parte delle autorità centrali. In particolare mi riferisco al Ministero degli Esteri, al Dipartimento delle Politiche di Coesione e quindi alla Presidenza del Consiglio. Sono questi due organismi che di fatto governano i processi di apertura internazionale delle regioni. E per fare questo sono stati istituiti dei meccanismi. Devo dire, nella mia esperienza, meccanismi piuttosto efficaci, nel senso che noi raramente si configurano situazioni di conflittualità estrema tra le regioni, proprio perché c'è intanto un meccanismo e quindi anche degli organismi, una vera e propria cabina di regia che governa tutti questi processi. Dall'altro c'è un atteggiamento tra le regioni di solidarietà, di collaborazione, a volte sì di competizione, ma soprattutto di collaborazione, ovvero anche nella costruzione dei partenariati territoriali. Noi ci confrontiamo sempre con i nostri colleghi, che siano della Liguria o dell'Emilia-Romagna, del Veneto, con alcune regioni ovviamente abbiamo un rapporto più stretto. Perché magari abbiamo interessi comuni, con altri un rapporto meno assiduo, ma di fatto, ecco, devo dire che da questo punto di vista, i meccanismi di governance, hanno consentito un'azione, unitaria da parte delle regioni sul versante internazionale, senza dimenticare che comunque esiste un organismo politico come la conferenza delle regioni che di fatto assicura una copertura politica in caso di, diciamo, di spinte eccessivamente forti verso direzioni non consone, come dire, alle politiche nazionali alle quali poi, diciamo, si associano le regioni. Bene, posso provare a fare un'ultima domanda che mi è stata appena formulata da una nostra studentessa che chiede, considerando il rapporto di partenariato fra regione area balcanica, cioè il tema che lei ha posto, quella della reciprocità, no? In che misura si attua nell'area balcanica?
in che senso l'area balcanica influenza quella pugliese, cioè non solo diciamo, quanto la Puglia gioca un ruolo in quell'area, ma quanto quell'area balcanica influenza la nostra regione e più in generale le politiche italiane. Quindi in questo se chiede insomma di entrare un po' più nello specifico del partenariato interurbanistico. Beh, la risposta diciamo mi verrebbe spontanea in maniera abbastanza semplificata, forse anche semplicistica se vogliamo. Cosa porta il partenariato balcanico a noi e all'Italia? Basta vedere il numero di imprese, delle migliaia di imprese. No, credo che la domanda fosse un po' diversa, se permette. Cioè, non cosa porta a noi, ma che influenza ha su di noi, che è una cosa diversa. Cioè, che cosa porta all'area balcanica, se vogliamo, e come la Puglia si apre o non si apre all'area balcanica, e che, cioè, che influenza, in che senso questa reciprocità funziona in entrambi i sensi, quindi non solo della Puglia verso i Balcani, ma viceversa, dei Balcani verso la Puglia. Questa è la domanda, insomma. Sì, inteso, ma diciamo, riprendo la risposta che stavo dando, perché comunque è coerente, nel senso che la reciprocità degli interessi fa sì che il rapporto con l'Albania, che è un rapporto storico, un rapporto culturale, un rapporto di amicizia, un rapporto di contiguità e di frequentazione anche dal punto di vista universitario, perché sapete bene anche che la stessa Università di Bari ha alcuni corsi di laurea presso l'Università del Buon Consiglio a Tirana, così come l'Università di Tor Vergata e così via. Quindi l'interscambio, il fitto interscambio tra Albania e Italia e Puglia in particolare, non solo la Puglia, è dato anche da quello che l'Albania è in grado di offrire all'Italia. Il tessuto imprenditoriale che quelli che erano i migranti albanesi arrivati con Avrora negli anni 90, nei primi anni 90, si è tradotto di fatto in un esempio di integrazione che va oltre l'integrazione, quindi le migliaia di aziende di cittadini albanesi o comunque di origine albanese hanno creato ricchezza in Italia e in Puglia, quindi sono stati un fattore di sviluppo. Questo è un totale capovolgimento anche dell'ottica della visione del migrante come un problema. Nel caso albanese, nello specifico, il migrante degli anni 90, dei primi anni 90, è diventata un'occasione di sviluppo, un'opportunità per l'Italia e per la Puglia, proprio perché si è riusciti ad andare oltre l'integrazione. A me è rimasto impresso tempo addietro, quindi parlo già di oltre 10 anni fa, quando con un progetto Interreg dovevamo realizzare dei meccanismi, diciamo, di facilitazione dell'integrazione della popolazione albanese in Puglia. Questo è stato di fatto il peggiore progetto che abbiamo realizzato, ma lo dico con orgoglio, nel senso che pensato anni prima non ha più avuto motivo di essere realizzato, perché quando noi chiedevamo alle comunità albanesi in Puglia di lavorare con noi per migliorare l'integrazione, la loro risposta era semplicemente: non ne abbiamo bisogno, siamo gente grande, abbiamo famiglia, lavoriamo, abbiamo casa, di quale integrazione parliamo? Siamo già parte integrante del tessuto sociale, quindi siamo andati oltre l'integrazione. Credo che questa, ecco, poi sia la migliore risposta. Poi la reciprocità ovviamente è un concetto che va declinato caso per caso. Ci sono situazioni nelle quali la reciprocità appare più evidente, in altri casi si può anche limitare a un rapporto di buon vicinato o uno scambio culturale, banalmente. Quando, ad esempio, si realizzano i gemellaggi tra città, ecco, non hanno grandi ambizioni. Le azioni people to people, quindi i cittadini che dialogano fra di loro,
La reciprocità sta già nel fatto che ci sia uno scambio culturale, uno scambio di opinioni, uno scambio di visioni tra paesi diversi, tra popolazioni. Tra l'altro, un paese come l'Albania, che non fa parte ancora dell'Unione Europea, è un paese europeo come l'Italia. Sì, diciamo si potrebbe anche interrogarsi, diciamo, su quanto diciamo, in questo interscambio a cui lei ha fatto riferimento è appunto giustamente il grado forte di integrazione dei cittadini albanesi, specialmente in Puglia, credo che sia un caso davvero interessante perché la comunità linguistica albanese ha saputo integrarsi perfettamente, del resto c'è una lunga tradizione, bisogna dire, eh? Non è una novità, è vero che i numeri erano più grossi, però diciamo, i rapporti con cittadini albanesi, con comunità albanesi sono molto risalenti, insomma, noi abbiamo sempre avuto rapporti stretti, anche insediamenti territoriali, linguistici persino in alcuni casi, no? Con le comunità alberesi, insomma. Quindi è anche un rapporto speciale, come dice lei, insomma, sul piano storico, però forse, ecco qua, qualche cosa ci sarebbe forse ancora da sviluppare, nel senso che questa integrazione ha funzionato soprattutto quasi come assimilazione degli albanesi. Apprezzo anche forse per gli albanesi qualche come dire, prezzo culturale, direi, no? Qualche forse che sacrificio, diciamo così, di una cultura propria che forse qui è più difficile per loro coltivare. No? Quindi mi chiedo, per esempio, se questo non potrebbe essere un domani un territorio, cioè un terreno, ecco, un ambito di riflessione su come sviluppare ulteriormente relazioni già senz'altro speciali, ecco, questo non c'è dubbio, ma che sono pur sempre passate attraverso alcuni momenti anche faticosi, lei ricordava, non so, la Flora, ma insomma, diciamo, ci sono stati momenti non tanto di rapporti diciamo, regionali, ma a livello statuale molto complessi, specialmente per gli albanesi. Quindi io credo che insomma, questo partenariato forse potrebbe essere, quindi, ancora più originale, ancora più innovativo se noi facessimo un'opera di, come dire, appunto di valorizzazione di quello che è stato fatto. Ecco. Perché forse se ne parla anche poco. Forse quelli, molti cittadini italiani non sanno quanto bene funzioni in alcuni casi l'integrazione comunitaria e non sanno anche quante opportunità possono essere create in Albania per noi, per gli albanesi in Italia. Potrebbe essere un caso, secondo me, insomma, da valorizzare anche per recuperare forse agli stessi albanesi, diciamo, una parte delle loro radici che in parte forse, di cui forse alcuni sentono un po' qualche sofferenza. Credo che questo potrebbe essere un terreno ricco, insomma, per noi anche. Comunque, io non ho altro da aggiungere, le dico solamente che questa domanda viene da una studentessa di origine albanese, che conosco bene, perché è una nostra studentessa, che si è occupata anche proprio specificamente, quindi non è un caso che abbia sollevato questa domanda, perché appunto si è occupata molto dei rapporti tra albanesi, quindi mi sembra appunto interessante che noi adesso abbiamo degli studenti che anche come dire, vengono in questa esperienza, quindi credo che ci sia terreno da cui costruire, ecco, perché abbiamo in alcuni casi appunto politiche che hanno in parte funzionato, ecco, nonostante le difficoltà indubbie che ci sono state, però insomma io credo che questo possa essere un motivo di riflessione anche per il futuro. Io non ho altro da aggiungere, non so se voi non avete ulteriori commenti, vi lascerei un attimo la parola se volete aggiungere qualcosa. Bene,
Bene, allora io direi che possiamo ringraziare il pubblico per le domande e i relatori per la loro presenza e dare l'appuntamento la prossima settimana a tutti quanti. Grazie e buona serata. Grazie a voi, buona serata. Grazie, buona serata. Grazie.